Ben ritrovati, un caro saluto a tutti gli iscritti al canale e stiamo crescendo insieme. Oggi il Milan riprende ad allenarsi al centro sportivo di Milanello dopo il giorno di pausa concesso da Mister Pioli nella giornata di lunedì, dopo la bella, importante, preziosa vittoria contro la Fiorentina domenica pomeriggio con il gol di Rafa Leão. In questo video faremo il punto sulla cessione del club su Investcorp e la trattativa con Elliott, parleremo anche di calciomercato e parleremo anche della situazione di Zlatan Ibrahimovic, perché Ibra non sta vivendo un momento semplice, ha perso una persona importante per la sua vita, ha perso l'amico Mino Raiola e non sta vivendo giorni facili, è abbastanza affranto Zlatan, è giù di morale e giustamente quando si perde un caro, quando si perde una persona vicina, è ovvio che sicuramente non sta vivendo dei momenti felici, però lui quando entra in campo dà sempre il massimo e su questo non avevamo dubbi, sulla professionalità di Ibra, sulla voglia che mette in campo Zlatan Ibrahimovic. Infatti contro la Fiorentina secondo me è entrato bene, è ovvio che non si possono chiedere gli straordinari ad un giocatore di oltre 40 anni, a ottobre farà 41 anni, però se andate a vedere la pressione su Terracciano nel momento in cui il portiere della Fiorentina sbaglia, la mette in pratica Ibrahimovic, la applica Ibrahimovic, è un giocatore che comunque dà tutto in campo, però è ovvio che non sta vivendo il suo momento migliore, lo ha detto anche Stefano Pioli in conferenza stampa dopo la partita contro la Fiorentina. Ci tengo a leggere il suo virgolettato. Pioli ha detto: ho parlato poco con Ibra, ho molto rispetto di questi momenti, non ha perso solo una persona normale Zlatan, è un ragazzo molto sensibile, molto buono, anche se fa vedere un'immagine diversa di sé. Sta vivendo un momento molto particolare e molto delicato. Sono contento che sia entrato bene. Ibra sta vivendo un momento particolare, un momento delicato, anche se non lo dà a vedere, però vi posso svelare comunque retroscena o comunque parlare di un qualcosa che non tutti hanno visto. Recentemente, quando c'è stata la notizia delle situazioni ormai gravi per Mino Raiola a livello di salute, a livello fisico, Ibra è andato all'ospedale San Raffaele il giorno prima che appunto morisse il procuratore Mino Raiola, e c'erano dei cronisti lì sotto l'ospedale San Raffaele e provavano in un certo qual modo, forse anche in maniera indelicata, a chiedere delle spiegazioni, dei virgolettati, delle parole, un'intervista quindi a Zlatan, e lui in maniera molto seccata ha detto: non potete chiedermi delle cose in questo momento della mia vita, facendolo notare anche attraverso un atteggiamento e una mimica, ecco, piuttosto chiara nei confronti di questi cronisti, proprio perché stava vivendo male il momento, e penso che ancora oggi sia un momento delicato per Zlatan. Al di là dell'aspetto umano, che comunque ovviamente ci dispiace quando un giocatore come Ibra non sta benissimo dal punto di vista umorale, è ovvio che la questione più che altro è capire cosa succederà con Zlatan a fine stagione, a fine campionato. Allora, le ipotesi ultime che sono emerse vedono una possibilità che Zlatan possa smettere di giocare e diventare l'uomo di punta, l'uomo immagine dell'agenzia di Mino Raiola, che ormai appunto ha dovuto per forza di cose in certo qual modo negli ultimi periodi cominciare ad abdicare, perché la malattia purtroppo era una malattia che negli ultimi mesi lo ha consumato, e quindi
Diciamo le persone attorno a Raiolo hanno cominciato a raccogliere la sua eredità, nello specifico suo cugino Enzo Raiola. Però Ibra potrebbe essere il volto di punta della sua agenzia, quindi anche un'immagine di rappresentanza dell'agenzia di Raiola nel mondo. Lui che è conosciuto in tutto il mondo, ovviamente se si presenta Ibra a trattare, se si presenta Ibra magari anche a parlare con un giocatore per farlo entrare nella scuderia, per farlo entrare nell'agenzia, è un qualcosa di assolutamente diverso. Però ogni decisione non è, tutte le decisioni non sono state ancora prese. La decisione finale su Zlatan verrà presa a fine stagione, verrà presa a fine campionato. Probabilmente potrebbe influire anche il modo in cui il Milan chiuderà la stagione. Evidentemente, se il Milan dovesse chiudere bene l'anno con una vittoria, a quel punto Ibra potrebbe anche chiudere in bellezza. Ci può anche stare come tipo di chiusura in maniera eroica della sua carriera e della sua avventura per la seconda volta con la maglia del Milan. Quindi Zlatan ha preso ancora un po' di tempo, la decisione finale non l'ha ancora presa, però c'è questa ipotesi di uno Zlatan procuratore, di uno Zlatan che va ad essere l'uomo immagine, l'uomo di rappresentanza dell'agenzia della famiglia Raiola, diciamo così. E veniamo però ora alla trattativa Invescorp, alla trattativa di cessione del Milan da Elliott al fondo del Bahrain. Allora, abbiamo detto che questa settimana potrebbe essere la settimana giusta, ci hanno detto però che la trattativa può anche andare leggermente oltre i tempi che sono stati pronosticati nell'ultimo periodo, perché è una trattativa comunque complessa dal punto di vista della struttura, perché parliamo di un affare di oltre 1 miliardo e 100 milioni di euro, 1 miliardo e 180 milioni di euro, quasi 1 miliardo e 2. Quindi, essendo una trattativa davvero diciamo difficile dal punto di vista della struttura, gli avvocati e il team, anzi i due team che stanno lavorando su questa trattativa, possono prendere qualche giorno in più, ma mi hanno detto che non c'è assolutamente nessuna criticità, non c'è assolutamente nessun problema, la trattativa andrà a buon fine, si tratta solamente di aspettare qualche giorno in più, quindi giorni caldi, delicati, cruciali per il passaggio di società da Elliott a Invescorp. Ora può avvenire questa settimana, magari verso giovedì-venerdì, oppure settimana prossima. Alla fine il risultato non cambia, anche perché il Milan è comunque concentrato, inteso come società, comunque concentrato su questo finale di stagione delicatissimo. A casa Milan non si pensa altro che al campionato, a queste ultime tre partite, in trasferta col Verona, in casa con l'Atalanta e poi ancora in trasferta contro il Sassuolo, perché sono partite fondamentali per arrivare all'obiettivo. Quindi diciamo che la trattativa di cessione del Milan tra Elliott e Invescorp va avanti a gonfie vele, va avanti molto bene, serve giusto il tempo tecnico per chiudere questa operazione. Si stanno studiando le ultime clausole relative anche ai debiti, clausole relative anche a come le due società e i due fondi, ecco, intendano chiudere l'operazione, quindi poi stabilire tutti gli step successivi, in quel momento ci sarà il signing, che sarebbe praticamente un precontratto di cessione che poi arriverà definitivamente con il closing un po' più avanti, penso fine maggio, inizio giugno. In tutto questo abbiamo detto che il Milan andrà a Verona a giocare fuori casa, e da quello che abbiamo capito ci sarà un altro esodo dei tifosi rossoneri come è successo a Roma. I biglietti già sono introvabili per Verona-Milan. Per quanto riguarda Milan-Atalanta, c'è ancora una possibilità di comprare biglietti durante la settimana, perché ci sono ancora non tanti, non tanti, però ancora qualche biglietto diciamo acquistabile, e in settimana verrà riaperta
la vendita, ma io penso che durerà veramente poche ore perché c'è una richiesta incredibile per partecipare a quest'ultima partita a San Siro, dove la squadra riceverà anche l'applauso finale del proprio pubblico perché sarà l'ultima partita nello stadio di casa del Milan. Poi il campionato si chiuderà a Sassuolo per quanto riguarda i rossoneri. Ci vediamo nel pomeriggio con il racconto della sessione odierna di Milanello e anche con notizie di calciomercato perché parleremo anche di un giocatore che sta rinnovando e di un altro che potrebbe arrivare in estate.